cominciato nel 1979 da un'idea dei nostri direttori, l'ingegnere Mazzoni, che era direttore tecnico strutturale, di origine strutturale, l'ingegnere Morelli era aerodinamico, e hanno studiato, immaginato questo aeroplano dalle forme inconsuete, dall'ala anteriore, cioè era una, con tre superfici portanti, l'ala anteriore, detto ovviamente baffo, l'ala e i piedi di coda, con tutte e tre superfici portanti. E per fare questo siamo andati in un ufficio particolarmente isolato, giù in hangar, no? Dove un gruppo di noi, quindi con Germa Verdi, Mancini Mazzoni, Ingegneri Parodi, che studiato, liberi dalle altre attività dell'azienda, no? Come ufficio tecnico, soltanto per pensare ad andare avanti con il 180. E sono stati un paio d'anni lì, fino a che penso di aver cominciato. No, il viaggio per essere anche unita con una ditta americana, la Gates di Algetta, che da soli sappiamo che non avrebbe potuto fare da soli, perché per esperienza antecedente, che se volete poi ve lo dico, del PD 808, che è stato il velivolo che si stava progettando quando sono entrato nel 62. E quindi ci siamo uniti, la Piero si è unita con una ditta americana, che è la Gates di Algetta. Poi quasi siamo divisi, noi l'Italia si andava avanti con l'ala, la parte posteriore della fusoliera, gli americani sui nostri disegni, sui nostri primi calcoli fatti con un programma di calcolo particolare che si chiama Nastran, gli abbiamo dato questo pacchetto di lavoro e loro l'hanno portato avanti. Io lo seguivo insieme con gli altri avanti e indietro, ogni tanto da finale a Wichita, e fino a quando poi loro, per motivi loro economici, ci hanno lasciato i soldi. È stato molto grave, perché abbiamo dovuto finire da soli e fare la certificazione da soli con la Sikorsky, che faceva le parti in composito, cioè il 180 aveva anche delle innovazioni tecnologiche. L'ala anteriore e la deriva era in composito, e le gondole, i motori erano in composito. E quindi c'era questa altra ditta, Sikorsky, che è localizzata nel Connecticut, che ci ha aiutato a fare tutto questo. È stato un periodo veramente fantastico. Nel 1965, che siamo uniti con, allora era ancora Fiat Aviazione, per fare il C-222. Il Piaggio faceva il tronco centrale dell'ala. Io ero un giovane. Ero giovane, comunque ho partecipato anche a questa progettazione insieme con gli altri, quindi mi hanno fatto la progettazione del tronco centrale dell'ala a finale. E questo ha occupato, no, l'ufficio tecnico. Quindi non ci siamo sempre abbastanza salvate come ufficio tecnici, no? Solamente nel 1994 c'è stata cassa integrazione anche in ufficio tecnico. Se no, e lì ci siamo cavati, perché con il 122, in un altro periodo di crisi, siamo riusciti a entrare nella progettazione del Tornado. Io personalmente mi sono occupato facevamo l'isoletta e il bodo di entrata dell'ala della Tornado, che poi è stata anche una buona cosa per la produzione, perché ne hanno fatte mille. A Sestri abbiamo fatto un'area che era tutta recintata, perché è militare, quindi bisognava tutela la segretezza, quindi era un'area chiusa, recintata, dove si costruiva l'isoletta e il bado d'entrata della Tornado. Quindi ci siamo abbastanza salvati. Il Piaggio adesso è là, ed è una grossa perdita. Speriamo che la vista del mare così non sia in futuro occupato da un muraglione di case tipo Borghetto Santo Spirito, che proprio sarebbe
estremamente negativa. Spero che qualche cosa lo mantengano come dicono che dovrebbero mantenere l'Angara perché è una zona storica, eccetera. Beh, insomma, ci facciano delle cose piane. Poi tante cose, appunto, ci doveva essere anche qualche polo, il polo studentesco, insomma. E anche poi magari anche un po' di verde, oltre che un parcheggio. Meno... Purtroppo c'è anche crisi economica e l'edilizia non ha più quella la ricerca che c'era qualche anno fa, quindi l'investimento in edilizia in questo momento non è. Per finale, c'è, oltre che la zona Piaggio, ha anche il problema delle ghigliazza, quindi chi lo sa che fine faranno.